Uè, Oreste, ciao. Benvenuto Carmine. Sì. Accomodati. Accomodati Sì. costì sul divano. Costì, sì, ma è comodo costì. Ti preparo un cocktail. Vuoi? Guarda, veramente vado un po' di fretta perché sono passato giusto perché ti ho sentito strano al telefono. Allora ho pensato, fammi andare a sentire che combina Oreste. Ti preparo un cocktail. Vuoi? Va bene, dare un cocktail. Così mi hai sentito strano al telefono. Non è proprio strano, eri cupo, un po' cupo. La voce cupa c'avevi, sì. Cupa. Cupo, più cupo che strano. Quanto più cupo, che strano. Guarda, volendo fare una percentuale, diciamo 70% cupo e 30% strano. Ecco il cocktail. Tienine, bevine, suggine. Sì, lo sud, lo bevo, insomma, bevo. Dimenticavo. Tieni, l'ho preso apposta per te. Questo Sì, è tuo. è mio. Grazie. Prego, posalo qui, dentro il vaso. Sta bene nel vaso, Semmai lo prendo dopo quando vado via. eh? Quando? Dico quando vado via lo prendo. No, No. sta bene qui, nel suo vaso. Era Sì. Così mio, infatti. mi avresti trovato cupo. E Sì. cosa avresti intravisto di così cupo in me? La voce, la strana, che tu sei sempre solare, tutto contento della tua famiglia, appunto, una bella famiglia, una bella casa, Un buon una lavoro. bella Ah, moglie. bella! Sicché tu trovi che Marta sia bella. Marta è molto bella, elegante, una signora. Una signora, giusto? Essendo sposata con me, lo è sì, una signora, almeno legalmente, ma lo è. Ma scusa, mi dici Sì? esattamente? Cominciamo dal principio, Beh, vuoi? dal principio, sì. Carmine! Tu hai mai pensato a me come a un possibile assassino? Ma che dici? No, No, ovviamente no. no, no, sono troppo posato, troppo calmo, troppo rilassato. Sto oggi un po' cupo, no? Sempre. Neanche per gelosia. Gelosia? Perché gelosia? Lo hai detto tu. Ho una bella moglie. Bella, è un tipo, pure Mora. Perché Mora non è bello. Beh, solitamente quando si dice bella si intende alta, bionda. Marta è Ma alta. è Mora. Andiamo Andiamo avanti. avanti, va, sì. Anzi, no, indietro. Meglio indietro. Indietro. Fino a quel giorno in cui conobbi un ragazzo. Un ragazzo brillante, simpatico, estroverso. Un ragazzo sempre con la battuta pronta, pieno di verve e brio. Ero così contento di averlo conosciuto perché sentivo di potermici confidare. Beh, è una bella cosa Non mi quando. interrompere! Marta lo conobbe e ne fu entusiasta quanto me. O forse sarebbe meglio dire più di me. Vabbè, dai, sai come fanno le mogli certe volte, no? Magari uno gli sta un sacco antipatico e loro fanno credere il contrario. Le conosco bene le mogli. No, Bene? l'ho letto. No, Marta era letteralmente entusiasta di questo ragazzo, come lui del resto lo era di Marta. Com'è bella, soleva ripetere. È bellissima. Dai, forza, Marta non è bellissima. Su Marta innanzitutto ha le tette che sono troppo so, cioè ce l'ha proprio grande. Cioè, poi è il vitino, gambe lunghe, caviglia fine, mora, occhi verdi, non è granché, dai, su, A lui piaceva. so gusti. Piaceva così tanto che da quel giorno ha cominciato a venire spesso a casa mia. Molto spesso. Spessissimo. Anche quando io non c'ero. Magari pensava che c'eri e invece non c'eri, ecco. Io pensavo di aver trovato un amico e invece avevo snidato una serpe. E questo mi ha fatto pensare. E cosa ho pensato? Che hai pensato? Ho pensato se era giusto o no. Ed era giusto? No, No, no.
non lo era. Era giusto. No? E ho pensato che non me lo meritavo. Meritavi? E allora, cosa ho fatto? Che ha fatto? Ho invitato di nuovo questo mio amico a casa e l'ho fatto accomodare costì sul divano. Dopodiché gli ho preparato un cocktail. Sì, un cocktail a base di cianuro. E ho ancora davanti agli occhi quell'espressione e sento ancora nelle orecchie le sue grida. È successo 2 anni fa e il rimorso mi... Che stai facendo? Sono scivolato. Scivolato sul tappeto. È persiano questo? Credo. È perché sono scivolosi i tappeti persiani, proprio... Sono belli, eh? Però si scivola che... Non è bella Marta, no? E insomma, ho pensato bene di raccontartene. Hai fatto benissimo. Io adesso... E ti saluto, ciao bello, grazie di tutto, veramente stavo benissimo, devo andare che devo prima passare, cioè che c'ho il dentista sul fuoco, devo andare al dentista e poi c'ho anche una cosa a casa che ho lasciato sul fuoco, quindi vabbè, ciao bello, grazie E non vuoi sapere perché io abbia deciso di raccontartene? Perché siamo amici, no? Perché io so che perché io so che tu non lo racconterai a nessuno. Ah, no, no, per carità, proprio muto come una tomba, proprio amici, siamo amici, quindi... Io sono sicurissimo. Ma però... Che tu non lo racconterai mai a nessuno. Guarda, ci puoi contare, proprio una cosa, non può succedere, siamo troppo amici, figurati. Siamo amici e quindi non lo... Carmine? Sì. Che fine ha fatto quel tuo accendino Zippo argentato? Quello con le tue iniziali incise sopra. Quello che sempre rechi teco. Smarrito? Forse. L'hai trovato tu? Può darsi. Forse. Sì. Senti, Oreste, dopo quanto fa effetto il cianuro? Dopo circa 2 minuti. Ti si annebbia la vista. Ti tremano le gambe. Hai una fitta allo stomaco. E te ne vai all'altro mondo. Stolto. L'hai dimenticato nel mio studio? Mi spieghi cosa stai facendo? Sto fa stretching. Qui in casa mia? Sì, perché dove si fa stretching? In palestra, credo. Ah, in palestra. Ah, ci stanno proprio le palestre per fare stretch. Tu pensi che una vita che lo faccio un giro io, invece proprio sono le palestre che vai lì, paghi e fai stretch. Grazie per la dritta, adesso vado, mi iscrivo proprio, ho visto una palestra mentre venivo qui, proprio vado e mi iscrivo subito. Grazie, eh. Cristo, no! Carmine! 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 Perdonami, Carmine! Io ti ho avvelenato! Oh, ti ho preparato il cocktail martini con la grappa anziché col gin! Potrai mai perdonarmi? Oreste? Sì? Vaffanculo!